Amici, eccoci di nuovo qui, dopo Valori in Corso, siamo sempre in Valori in Corso, alla ricerca del senso perduto. Lasciamo per un attimo la cronaca, cerchiamo di ragionare sui temi che sono emersi nel dibattito, quindi isoliamo le parole fondamentali e cerchiamo di capire di cosa Stiamo parlando. secondo voi, cos'è il lavoro, il lavoro almeno che è citato nella Costituzione, e poi soprattutto oggi, che prospettive ci sono per quanto riguarda voi e il lavoro? Dunque, noi sabato pomeriggio eravamo in piazza a raccogliere firme con il nostro gazebo della Giovanile dell'Italia dei Valori. Abbiamo avuto modo, mentre scorrevano le persone, di ascoltare anche molti giovani. Molti giovani sono vicini a questo aspetto e sanno benissimo cosa sta succedendo. Soprattutto, però, sono, come dire, in qualche modo molto preoccupati del loro futuro. Sono preoccupati perché il futuro non lo vedono. In realtà, prima sentivo parlare di licenziamento. Secondo me questa parola ormai è obsoleta. Per i giovani esiste la parola scadenza. Scadenza nel senso di contratto, scadenza del contratto. Perché ormai i contratti, sono a termine. Un contratto a tempo indeterminato per un giovane è una chimera. E quindi il contratto, per la sua essenza, ormai è destinato a dissolversi. E quindi loro si sentono distanti da questi aspetti. Noi abbiamo cercato di fargli capire che le grandi battaglie che si devono combattere cercando di raggiungere grandi risultati. E l'articolo 18 e l'articolo 8, secondo noi, sono due punti fondamentali per poter star vicino anche a loro. Noi come giovanili siamo molto vicini a Tu loro. sei Andrea, Sono giusto? Andrea, sì. Andrea, tu lavori e Io lavoro. che tipo di lavoro fai? E Io sono un grafico pubblicitario. lavori come dipendente Io o lavoro come autonomo? dipendente, sì. E quindi sono molto vicino a queste tematiche e so benissimo la difficoltà che sia per un giovane in questo momento di potersi inserire nel mercato del lavoro. Ecco, sentiamo anche il ragazzo vicino a te. Ma Anche tu sei dell'Italia dei sono Valori, dell'Italia dei giusto? Valori anch'io, sono il coordinatore dei giovani dell'Italia dei Valori in Piemonte. E devo dire che il vostro titolo, che gioca su una frase di un libro di Proust per rendere il senso perduto, dal tempo al senso perduto, qui veramente si è perso il tempo di una generazione. Mantenuto per un certo periodo quelli che erano i sacrosanti diritti delle generazioni che li avevano conquistati, i diritti del lavoro, e si è completamente dimenticato delle nuove generazioni. Ci sono dei ragazzi che sono meno polite, diciamo, meno sobri rispetto a te, non parlano di diritti, ma parlano di privilegi della generazione precedente. Privilegio è guadagnare 11.000 euro al mese quando un cassintegrato ne prende 700. Non avere diritto ad una vita dignitosa, perché noi non possiamo pensare di fare concorrenza a paesi che hanno un diverso sistema di produzione basato sulla quantità, pensando di diventare noi come i cinesi, ma forse non sarebbero i cinesi a dover diventare come noi a livello di diritti umani, sociali, politici. Non dobbiamo dimenticare che i modelli che tentiamo di emulare in questo momento nel commercio, nell'economia, nella società, sono modelli di paesi pesantemente più arretrati del nostro. Non ho sentito qua nessuno oggi parlare del sistema scandinavo, ad esempio, del welfare, del sociale, che invece è un sistema particolarmente avanzato e non mi pare assolutamente che stia generando questo voragine di debito che abbiamo Beh, noi sono o paesi anche un po' enormi altri diversi rispetto al problemi. nostro. Sono Paesi paesi avessero che minori sono oggi mentalità diversi da diverse. noi, ma sono paesi Hanno molte che meno persone e hanno anche meno più persone, ricchezze ma hanno anche naturali. meno PIL e diciamo che comunque hanno anche Anche un'industria industrie diverse. manifatturiera molto meno grande della nostra. L'Italia ha un patrimonio industriale ancora immenso, seppur in crisi, e soltanto che vi è una distribuzione di esso ormai totalmente sbilanciata. Allora, ti Romiti chiedo, parliamo di guadagnava 7 lavoro. volte quello che guadagnava un Sì. operaio, oggi guadagna 50 volte Marchionne. Se Romiti, No, contro penso che cui Marchionne guadagni si sono 5.000 fatti. volte o qualcosa del genere, Esatto. non penso E soltanto se 50, qualcuno come c'è una Romiti va a forbice dire che c'è enorme. in questo momento una sperequazione sociale inaccettabile, uno che ha diretto la più grande fabbrica d'Italia, non lo so, ma non dovrebbe far riflettere? Ma allora, torniamo un attimo sul Costituzione tema. repubblicana è probabilmente un testo che ancora oggi è tra i più lungimiranti e avanzati in Europa, al di là di quello che si dice vecchia, nata prima di Internet, ma cosa vuol dire? Il problema è soltanto che molte delle norme in Costituzione, a partire dalle regioni di cui oggi tanto si parla, sono state attuate o delegate alla legge ordinaria che spesso ha messo anni o non vi è mai arrivata a rinfiepire completamente i suoi principi. L'Italia è una repubblica basata sul lavoro, ma è un paese che ha avuto appunto lo Statuto dei lavoratori oltre 20 anni dopo la Costituzione.
è una questione naturale. Le costruzioni danno dei principi fondamentali, vogliono dire quello che dovrà essere uno Stato, l'architettura è quello che è il suo voler diventare, una specie di carta programmatica, ma poi spetta al legislatore ordinario riuscire a portare tutto questo materialmente ai cittadini. Noi oggi viviamo in un mondo in cui forse sarebbe il caso di tornare ai valori dei padri costituenti, in un'epoca diversa dalla nostra, in cui però fondamentalmente c'era anche forse una maggiore coscienza di quelle che erano le persone, i loro diritti, forse anche perché si veniva da un periodo particolarmente tragico. Allora io questo potrebbe essere anche un tema per una futura puntata. Voi quanti anni avete? Tu Andrea? Sì, io ne ho 30. 30 anni. E tu? 25. 25. Vi possiamo considerare ancora giovani, almeno in Italia. Michele, non so. È un mio coetaneo, Michele, quindi. No, ok, allora diversamente. No, è giovane, Michele, no. Sono giovani. 38 ancora da compiere. 36. Ok, voi siete diversamente giovani, perché esatto, si può dire così, cerchiamo di essere eticamente corretti. Comunque, 25 anni e 30 anni. La generazione precedente, come la sentite, come la vivete? Sono dei vostri padri o in qualche modo stanno diventando dei nemici? Ma, nemici, io detesto le guerre fra poveri, comincerei con questa battuta per chiarire la situazione. Qui si sta dicendo che una generazione che ha avuto il 60-70% di quello che avrebbe dovuto avere dovrebbe essere nemica di una che non ha avuto niente rispetto a quella precedente. Ora, il punto di domanda è questo, e invece pensare che tutti potrebbero e dovrebbero avere un po' di più, pensare che il futuro delle nuove generazioni è una maniera per nobilitare un paese, vedere quanto un paese spende in istruzione, spende nella salute, spende nel sociale, possa e debba essere il metro di quella che è la sua civiltà in senso allora, generale. Ti devo interrompere perché siamo abbastanza di fretta in chiusura, ma soprattutto perché voglio farti e far tutti...